fu rubata nel novembre scorso e da allora non è stata ritrovata, e la statuetta in marmo della Madonnina, che era collocata in una delle due guglie antistanti la storica chiesa di Santa Croce a Sapri. Al suo posto ne è stata sistemata un'altra delle stesse dimensioni, ma non dello stesso valore affettivo della statua fatta sparire dai soliti ignoti. La Madonnina, portata via in una notte del novembre scorso, risaliva al 1920. A sistemarla in quella guglia fu Padre Candido, uno dei frati che abitarono Santa Croce e che guidò agli inizi del 1900 la costruzione dello stile gotico della chiesetta situata all'ingresso nord della città. Facile comprendere quindi il valore non economico o storico del pezzo rubato, ma quello affettivo per i cittadini sapresi. Nell'altra guglia, poco distante dal piedistallo su cui è appoggiata la Madonnina, c'è la statua di San Francesco, anch'essa realizzata e posizionata davanti alla chiesa dagli anni 20. Per evitare che qualcuno potesse portarla via, è stata sostituita con una nuova statua che riproduce fedelmente quella rimossa. La vecchia scultura in marmo, sfuggita all'attenzione dei malviventi, sarà custodita adeguatamente in ricordo del passato. Le due nuove statuette disposte nelle rispettive guglie sono state donate da un marmista del posto, Pino Nicoletti. Con loro inizia una nuova storia per l'incantevole chiesetta di Santa Croce.